Ciao a tutti, Gucci, benvenuti dal vostro Andrea Incronantoni in questo secondo episodio per Yo-Kai Watch Wibble Wobble. Come dissi, avrei caricato un secondo episodio per questo gioco e vediamo appunto come va. Io il primo episodio, mentre registro questo, ancora non l'ho caricato, quindi non so come è andato, se andrà bene o andrà male, perché ho detto anche che avrei comunque sia caricato due episodi. E ieri, dopo aver registrato il primo episodio, la sera mi sono messo un pochino a levellare per vedere appunto, insomma, come funzionano un pochino meglio le meccaniche e cose del genere. Devo dire che se lo prendiamo dal punto di vista di allenamenti è Yo-Kai Watch. Quindi, insomma, non è che ci sia chissà quale innovazione dal punto di vista di livellamenti. Però è carino, è simpatico come gioco, insomma è un buon, è una buona distrazione per chi ama Yo-Kai Watch e non si vuole rigiocare i giochi della serie principale, però vuole altro materiale a tema Yo-Kai Watch. È validissimo come opzione. E sinceramente penso che porterò anche un terzo episodio, poi comunque sì, ho detto sempre, ci vuole un certo riscontro nei video. A meno che non sono serie che voglio portare a tutti i costi io perché me la voglio rigiocare, allora la porto sul canale, dico tant'è che me la devo rigiocare e sono tanti anni che non la gioco, tipo Inazuma Eleven sono tantissimi anni che non gioco il primo capitolo. Praticamente l'ho giocato solo due volte, in giapponese nel 2008 e poi nel 2011 quando è uscito, e non l'ho più toccato poi, il primo capitolo intendo. Il secondo l'ho giocato appunto due volte, il terzo capitolo l'ho giocato una volta. Mentre per quanto riguarda l'attacco di Liogre l'ho giocato sempre una sola volta e ho giocato solo Ombra, Luce l'ho iniziato ma non l'ho mai giocato a dire il vero, più che altro l'ho comprato perché era in offerta e perché comunque sia potevo fare collegamento con Ombra e prendere comunque sia i personaggi speciali, oggetti speciali, insomma cose così, quindi alla fine l'ho comprato solo per quello. E sto pensando appunto di portare Luce sul canale anziché Ombra, perché ho visto che la gente è più propensa a portare Ombra. Io mi sono comprato Ombra fisico perché dico cacchio Ombra, io sono fissato con l'oscurità. Mi piace il colore nero, mi piacciono i colori freddi tipo blu, nero, viola, insomma questi colori così freddi. E quindi insomma anche l'oscurità, mi piace il buio, la notte. E anche perché la notte mi piace dormire, quindi la notte mi piace per questo aspetto. Quindi ho deciso compro Ombra fisico e poi Luce me lo sono scaricato perché appunto volevo avere un gioco completo. Io in Inazuma Eleven tutti l'ho avuti tutti e li ho avuti tutti quanti completi, e quindi ho detto devo per forza comprarmi Luce sia o fisico o digitale. L'ho preso digitale e un pochino me ne pento perché mi piace avere lo scatolame. Mi piace avere una cosa completa che deve stare lì esposta a prendere la polvere, cavolo. Ci deve essere sullo scaffale, però ho detto vabbè, non è che si può avere tutto. Tipo il professor Layton contro Phoenix Wright, che poi non l'ho portato sul canale perché non mi piaceva la piega che stava prendendo. Me lo volevo giocare con calma, a dire il vero. Non l'ho trovato fisico. Però c'è fisico, esiste. L'ho scoperto pochi giorni fa, a dire il vero, che esiste qualcuno con la versione retail. Perché sinceramente la prima volta che vedevo la confezione fisica non pensavo che qualcuno davvero ce l'avesse. Dunque dicevo, ho farmato un pochino perché ho visto che comunque se gli avversari, insomma, guardando il video mentre lo editavo, gli avversari non è che sono proprio scarsini, Si danno da fare, insomma, per cercare di mandarti KO. Poi la meccanica, comunque sia, come ho detto, è interessante la meccanica degli scontri di Wibble Wobble. Anche il delirio è bello, insomma, ti dà la possibilità di fare un macello di danni. Però, come ho detto, giocando da computer, insomma, non è proprio facilissimo riuscire a premere tante volte sul pulsante del mouse, insomma. Però se sei un giocatore di FPS più che altro ti è un pochino più facile cliccare tante volte sul mouse. Io per esempio con il pollice sono molto veloce e però non è che posso mettermi a giocare così col pollice. Aspetta che sennò qua, ecco, non è che posso mettermi a premere così sul tasto del mouse perché sarebbe impossibile giocare in questa maniera.
Anche perché il mouse non è stato concepito per essere usato in questa maniera, col pollice. Oh, questo qua vuole diventare amico, Spreck! Ok. Dai, Spreck non ce l'ho fatto amico su Yo-Kai Watch fisico, cioè fisico, su Yo-Kai Watch spiritossi o polpanime. No? Ah, abbiamo il negozio. L'opzione negozio è stata aggiunta al menu. Vuoi controllare le istruzioni di una nuova? No. Basta che io apra il menu. E ecco il negozio, ok. No, mi ero un attimo perso, dico, non è che non c'è. Ora vediamo. Ah, sì, qui puoi comprare cibo e altri oggetti. Stavo per leggere un'altra parola. Barrette di cioccolato. Oh, e sfere? Amuleto punteggio, estensione. Sfere del tempo. No, quelle sono le sfere del drago. Ho provato a reclutare Gibanian, ci ho combattuto 10 volte, minimo. Non voleva venire. Un secondo Gibanian, volevo aumentargli l'energy max, ma non voleva venire. Allora, penso di arrivare almeno fino al boss, se no un attimino mi fermo, mi metto a livellare. Allora, questi qua l'ho preso tutte quante e tre le stelline. Allora, vediamo un po', Parasol. Parasol, madonna, come c***o in mente Parasol? Oh, ho censurato la parola con la C, se no YouTube mi leva la monetizzazione, maledetti. 23.000 punti, non c'è problema. Collega almeno 4 Weebwob. Termina entro 130 secondi. 130 secondi sono 2 minuti e 10 secondi. Un po' particolare come tempo. Oh, 3 sono? Mi ha detto batti il noco che compare di tanto in tanto. Ma io non... 4 collegati e una stella già presa. Collega questi, mannaggia la peppa. Ok. Vediamo un po', c'è una cosa che vorrei fare. Bam. Intanto cerco di caricare più che altro io il Gnomino, perché Gnomino è il curatore della squadra, che sta diventando abbastanza di rilevanza nel team, perché sta a livello 8 e mi serve un curatore assolutamente. Ho visto nelle battaglie ci vuole assolutamente un curatore. Come Yo-Kai Watch normale. Questo è Yo-Kai Watch, ragazzi. A differenza della storia è che combatti sempre. L'unica differenza è quella. Dai, Gnomino. Yogurt qua, Gnomino. Quello è Gnomino, non è Gnomino, lo yogurt. Oh, delirio. Vai, vai, fammi subito la cura, mi subito, uomo. Di poco? Mio Dio, non ce la farò mai. Non ce la farò mai a batterlo. No. No, ragazzi, non ce la faccio. Vabbè, vado tipo delirio, vado, che me ne frega. Sì, l'attacco è più potente se collego più Weebwob, ma... io ho paura. Oh, mossa pronta, vai, 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 grande cascata! Grande mago! Wow! Wow! 130 secondi ce l'ho... oh, amico Parsolino, bene. Non so perché mi è venuto in mente Parsol. Ah, però, insomma, tutti di livello. Tutti livello aumentato. Moneta edizione limitata. Ma perché esce dal gioco? Allora, non ce l'ho fatta entro 130 secondi, però vabbè. Abbiamo... ah, ok, Danz. Dobbiamo fare 25.000 punti. Ok, Weebwob 4 dimensioni. Ottieni una combo almeno di 2. Perché è così semplice, me la fate? Pensate che io non ce la faccia a farlo in meno di 130 secondi? No, non ce la faccio in effetti. Oddio, tutti e tre ce l'abbiamo. Ah, mamma mia. Eccoti qua il Weebwob di 4. 1, 2, e vai, combo di 2 fatta. I punti, forse per i punti può essere un pochino più complicata la storia. Nah, non credo sia quello. Vai, 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 così, vai, così, vai, 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 vai. Mossa pronta, perfetto. Vai, Gibanian. Anche tu, draghetto, vai, vai, draghetto, vai. Premo come un forsennato. E vabbè. Oh, oh, mossa pronta, chi è? Vai, Leopigro. Zampate, fallo secco. Grande, Leopigro, grande. Ah, però solo Tanza, amica. Ah, ok. Ah, perfetto, ci abbiamo fatto fare tutti e tre. 51.000 punti. Wow. Però, quello che si fonde, se non sbaglio... non mi ricordo se si evolve o si fonde, è Danz. C'ha una forma tipo... avete presente le brasiliane quando fanno il carnevale? Tipo quei costumi tipo pavone? Quello diventa.
Questo abbiamo il boss. Chi è? Ah, Trisalamandra. Meno male che è di... forse è diverso da Yo-Kai Watch. Bisogna... non bisogna fargli aprire l'occhio, forse. Basta, questo basta che pesti a tutti e tre occhi, bene. Con il mio occhietto vedo qualcosa, un boss. Sarebbe I Spy With My Eye. Un giochetto inglese, americano, inglese, che fanno i bambini più che altro. Un boss a tre teste per giunta. Se non lo colpisci la testa giusta non gli farai alcun danno. E dovrei portare su APS a zero per vincere. Mettiamoci al lavoro. Mannaggia la morte, però. Quanto odio. Vedi, è come il gioco, porca miseria. Però sì, io devo stare a vedere anche se miro la testa giusta. Cioè, vi rendete conto quanto stress deve subire uno youtuber? Non so se caricare a caso i... se scoppiare i weebwob a caso, non lo so. Sono molto combattuto, sinceramente, in questo momento. Perché vorrei giocare in maniera normale, però non ci riesco. Qual è la faccia? L'occhio. Eccolo qua. Vai, mo, vai. So benissimo che carico il delirio solo unendo... solo unendo Weebwob, ma... ok, vai. No, vabbè, dai, è facile, dai. Ci sto riuscendo abbastanza... facilmente. Mossa pronta, chi è? Vai, Shibanyan! Vai. PM. Te! Ah, vai, mo. Se cambi faccia, cioè occhio, mentre sono in delirio, io ti divelto. Ti divelgo. Come si coniuga questo verbo? Perché divelto e lavello. Quindi divelgo, divolgo. Come si coniuga? Prossima fermata a Monte Servo Oscura. Ah, ma prima vorrei usare quella moneta 5 stelle. Oh, e c'è dell'altro. Hai visto il tombino che abbiamo superato? Puoi usarlo per entrare in una adorabile fognatura. Gli yokai là sono tosti, non c'è dubbio. Ma sento profumo delizioso provenire dalla G. Entra in modalità di tiro almeno due volte. Shoot, baby. Vabbè. Usiamo questa moneta 5 stelle prima. Termina entro 250 secondi, apri percorso nascosto. Il tombino. Più tardi, quale recensione ti faccio, caro? Ma cosa dici? La recensione, sì. Andiamo con la Slot Kai, voglio vedere cosa mi esce dalla moneta 5 stelle. Volevo anche acquistare una moneta, a dire il vero, però non con i soldi veri, con i soldi appunto yokai. Qualcosa di buono, tipo un... Uoi! Ehi! Ah. Non volevo scuriflesso io. Uoi! 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 Non è male! Non è male! Questo è buono, Rinofante! Però è di livello 1. Va bene. Poi, oddio, la pigro potrebbe anche evolversi, a dire il vero. Però Draghetto ci vuole affonderlo. Il K per il momento è un ottimo yokai. PS attuali 929. Attacco. Ah, siamo scesi di attacco. Ah, ok. Quindi... aspetta, fammi provare a vedere una cosa. Non ci avevo fatto caso a questa cosa, sapete? Dov'è scuriflesso? Ah, ce l'ho qui davanti. Attacco 1109 e attacco 985, PS 1109. E allora è meglio così.
caspita, è totalmente diverso. Non ci avevo fatto caso che qui conta l'unione di tutti quanti gli yokai e non quella individuale. Ok, allora a questo punto... Però devo stare attento anche alle abilità che hanno. Però il curatore mi serve comunque sia. Se Carnino curava invece di farti diventare amico uno yokai, allora io ero più propenso a Carnino. Però vabbè, sapete che faccio ora? Il video lo concludo qui, comunque sia ho detto li farò abbastanza cortini. Prima è venuto lungo perché ho perso tempo, ho dialogato e cose varie. Mi vado a raffrontare qualche yokai qua in fondo per allenare quelli che ho appena messo. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video che spero vi possa essere piaciuto. Se vi piace e vedo un riscontro positivo lo continuo a portare. Un terzo episodio lo porto quasi sicuramente a questo punto. Nella descrizione come sempre trovate il link per Twitter e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!